La mia speranza è che prima di andare a raggiungere mio figlio, almeno di sapere la verità, quella vera. Questa è la mia speranza. 32 anni dopo, la strage del Pilastro perpetrata dalla banda della Uno Bianca a Bologna è ancora più che mai vivo il ricordo dei 3 carabinieri uccisi in via Casini dai fratelli Savi, che oggi scontano l'ergastolo. Bologna tutta, le sue istituzioni, con gli alti esponenti delle forze dell'ordine, si stringe intorno ai familiari di Otello Stefanini, Mauro Mitilini e Andrea Moneta, vittime di una banda che tra la fine degli anni 80 e i primi anni 90 seminò una scia di sangue e di paura tra Bologna, la Romagna e le Marche, convinti oggi più che mai che non tutto di quelle stragi sia stato raccontato all'interno dei processi, chiedono la riapertura delle indagini e lanciano un appello al governo di Giorgia Meloni. Chiederemo al Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, la desecretazione, perché sono passati 30 anni soprattutto dall'eccidio del Pilastro, quindi rivedere anche la documentazione desecretata e in più vedere anche, perché la Digos è più di un anno che ha in mano il materiale per riaprire le indagini, ma noi come parenti non abbiamo avuto nessun tipo di informazione, neanche, come dire, non c'è nessuna novità. Quindi chiediamo anche questo, di vedere come stanno ad oggi le indagini. Sulla desecretazione degli atti ha risposto in modo netto e inequivocabile il vice ministro alle infrastrutture Galeazzo Bignami, presente alla commemorazione. Hanno perfettamente ragione, è necessario arrivare a una desecretazione completa e anche la digitalizzazione degli atti può essere importante per ricostruire una pagina oscura. E temo che sia vero quando viene detto che tutto ciò che è accaduto non può essere accaduto senza delle coperture, bisogna che qualcuno si assuma la responsabilità di dirlo, ora bisogna anche comprendere il livello di profondità di quelle coperture, dobbiamo impegnarci per farlo.